Altro giro, altra corsa. È pronta un'altra rivisitazione della quarta generazione dell'Audi RS6 Avant. Una delle station wagon più amate, vendute e fotografate del mondo, trova addirittura diversi step di elaborazione per far salire potenza, velocità e sound. Primo step, 20% di potenza in più, 710 cavalli al costo di 2.100 euro. Secondo step, con una spesa di 9.149 euro, la potenza sale a 725 cavalli. Terzo step, quota 786 cavalli viene raggiunta grazie al nuovo scarico, collettori ed aspirazione. Prezzo 14.900 euro. Quarto step, Wheels & More mette mano ai turbocompressori che adottano alberi più grandi, cuscinetti rinforzati e condotti maggiorati. Si sale a 965 cavalli e 1250 Nm di coppia, valori pazzeschi come i 39.900 euro necessari per le modifiche. Quinto e ultimo step. L'RS6 non è più omologabile per la strada. Il TUV, l'ente di omologazione tecnica, infatti non riesce a farla rientrare negli standard permissivi vigenti in Germania. La station wagon perde le omologazioni Euro 6 a causa dell'eliminazione di ogni sistema di catalizzazione e filtraggio. Nuovi turbo, nuova linea diretta di scarico, aspirazione completa, rimappatura motore e cambio, e chi più ne ha più ne metta. Si toccano quindi i 1010 cavalli con coppia limitata elettronicamente, onde evitare danni al gruppo trasmissione, sempre a 1250 Nm. L'aggiornamento costa 49.900 euro, montaggio incluso. Ovviamente tutte queste migliorie meccaniche sono abbinate ad un nuovo assetto regolabile firmato KV, con costo fino a 5.200 euro. Anche i cerchioni vengono sostituiti per migliorare soprattutto il peso delle masse non sospese, con pneumatici dedicati da 2,85 l'anteriore e 3,35 posteriore, tutte su 22 pollici, creati con CNC direttamente dal tuner tedesco. Il catalogo è bello ricco, non resta che procurarsi un RS6 che, ricordo, parte da oltre 126.000 euro.